Ennesimo rinvio al processo sull'incidente del maggio 2017 che provocò il divieto di consumo di acqua a scopo potabile in gran parte della provincia di Teramo. L'ipotesi accusatoria si riferisce all'inquinamento della falda che alimenta la rete idrica a servizio di oltre 700.000 abruzzesi. Il processo, ora rinviato al 27 di aprile, vede imputati i vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della Strada dei Parchi S.p.A. e della Ruzzoreti S.p.A. Si trascina tra un rinvio e un altro da oramai 2 anni e ancora non si è arrivati all'apertura della fase dibattimentale. Decisione presa per una nuova sostituzione del giudice del processo, dopo che già in passato il primo giudice assegnato era stato sostituito perché dichiaratosi incompatibile. Il rinvio c'è stato il 27 aprile in attesa ovviamente dell'arrivo del nuovo giudice che dovrà occuparsi di un caso delicato. Siccome l'attuale giudice trasferito ad altra sede si è ritenuto opportuno evitare di fare un'istruttoria con un giudice e poi proseguirla con un'altra, soprattutto in materia così delicata come quella che stiamo trattando. Ritengo tuttavia che ci sono, una volta che arriverà il nuovo giudice, le condizioni per fare una calendarizzazione delle udienze e quindi di arrivare a una pronuncia, quale che sia, in tempi molto rapidi. L'udienza è stata un'udienza di mero rinvio, una cosa alla quale siamo un po' abituati, nel senso che oramai sono passati diversi anni e vi sono state tantissime udienze, ma nei fatti questo processo ha camminato poco. C'è il rischio prescrizione secondo lei? Beh sì, perché comunque è passato tanto tempo. Fare un calcolo preciso della prescrizione è molto difficile fra periodi Covid, fra le sospensioni e quant'altro, però indubbiamente questo è un rischio concreto. Anche perché il processo deve essere celebrato ancora. Cioè, ci sono tantissimi testi, è un processo lungo e complesso, sono passati tanti anni e non è stato fatto sino ad ora nulla di concreto. Il mio augurio è quello di poter celebrare il dibattimento, poter sentire tutti i testi, i periti e capire cosa è accaduto sotto il Gran Sasso all'epoca dei fatti. Mentre sul fronte della messa in sicurezza del traforo autostradale e dell'infrastruttura idrica del Gran Sasso, finalmente dopo tanti annunci è stato dato l'ok all'avvio della progettazione preliminare degli interventi. Questo grazie al contratto stipulato con la Italferr S.p.A., società di ingegneria del gruppo Ferrovie dello Stato, siglato dal commissario straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica dell'autostrada A24-A25, Maurizio Gentile, e il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni.